Salve a tutti, siamo a Villa Petriolo, sono Silvia Mianstrelli e sono in compagnia di Paolo Chiaschi, che oltre a essere un ottimo chef di zona, il suo locale Papaveri e Papere a San Miniato, è anche un amico, mi permetto e mi fa piacere dirlo. Ho conosciuto Paolo circa un anno fa, stiamo collaborando da un anno, noi gli forniamo i nostri vini. E devo dire che fin dal primo giorno ho molto amato la sua cucina, perché è una cucina tradizionale, rivista, soprattutto anche nella presentazione. Vedremo proprio adesso questi deliziosi vasetti che poi utilizza spesso Paolo nei suoi antipasti, così, però con un prodotto di qualità altissima che mi permetto di dirlo, oggigiorno è raro da trovare. Quindi una grande passione che ci accomuna e che ha spinto Paolo infatti a diventare in breve tempo sicuramente una delle massime espressioni del territorio. Allora, questa in particolare che presentiamo adesso è una nostra nuovo capriccio divertente, la merenda di Villa Petriolo, che si svolge nei nostri prati con una tovaglia, una cassetta in legno dove all'interno mettiamo l'occorrente, e quindi in questo caso abbiamo della focaccia fatta da Paolo, dei bicchieri naturalmente per il vino e un'insalatina di farro. Paolo, dici qualcosa prima della tua cucina, di te, e poi se in Villa Petriolo cosa hai trovato che ti ha emozionato per unire a questa tua grande passione che metti nel tuo lavoro. Hai già detto tutto te con le tue parole, e la mia cucina appunto è una cucina tradizionale, magari rivista un pochino nella presentazione e nell'arrivo, nel senso che la partenza è sempre da un prodotto di qualità, sempre da un prodotto del territorio, e l'arrivo a volte può essere una cucina giocosa come in questo caso, presentata dentro il baratto ermetico, o può essere anche una cosa un pochino alleggerita rispetto alla cucina tipica toscana. Quindi una cucina che va un po' incontro alle esigenze dei giorni nostri. E in Villa Petriolo ho trovato quello che cercavo, nel senso quello che non esiste in altre situazioni, in altre cose, cioè il posto vero, a cominciare dalle persone che la rappresentano, a finire con la location, con tutto. Non è niente di costruito, ma è vero, come quello che cerco di mettere in piatto. Grazie Paolo, questo mi emoziona, mi fa piacere. Posso far vedere un tuo vasetto? Io mi ricordo la prima volta che sono stata da Paolo e io ho mangiato il suo splendido coniglio dentro questi vasetti, quindi è vero, è un modo molto particolare anche di presentarli, che comunque questo ti fa capire veramente la cura nei dettagli che mette in ogni singola cosa. Più che altro mettere questa cosa e giocare un po' con la presentazione induce chi consuma a pensare un attimino in più invece di mettere subito in bocca direttamente dal piatto, quindi capisce che dietro c'è anche un pochino di lavoro, cioè è solo per dare quei 30 secondi in più a chi consuma, per cercare di riuscire a capire meglio quello che consuma. E questo io credo che non hai difficoltà a farlo capire, quindi grazie a tutti, vi aspettiamo tutti a Villa Petriolo, un grazie particolare a Paolo.